The hoods are up on Pine Street. Rear ends lifted too. The great grandsons of poverty are making love with a little help. Ciao Carlo. Siediti. Io so solo che domani dovrò andare in stazione a prendere questo cugino che non sa neanche dove arrivo. Dovremmo ospitarlo per 30 giorni. Fagli da baglia. Poi la nonna proverà tutte le spese come al solito. E alla fine c'era la solita ricompensa. Questa storia non mi piace per niente. Comunque la porteremo a termine come al solito, ok? Ok. Speriamo sia simpatico almeno. Ciao. Sono io. Annullami tutti gli appuntamenti per oggi. Sì, sì, tu. Anzi, già che ci sei anche quelli di domani. Tu li fai aspettare. Fai famiglia. Già, ho un dico superiore. Va bene. Thank you.
Tu devi essere mio cugino. Sono nipote Flora Agostiniani, mi hanno andato a prenderti. Mi chiamo Carlo. Vediamo? Dovrai abitare con me e mio fratello. Ti piacerà, vedrai. Sali. Fatto buon viaggio? Lungo. Già. Sigaretta? No. Com'è che ti chiami? Giusto per sapere. Leon Lobdibus. Leon cosa? Leon Lobdibus. Leon Lobdibus. E da dov'è che vieni? Transilvania. Leon Lobdibus dalla Transilvania. Perfetto. Andiamo. Un po' di musica. Leon chi? E da dove? Tutto bene? Conosciuto la vecchia? Sì. Facciamo un giro. Blue green footprints that glow in the dark. I hope they get home alright. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? È bello qui. Sì, non è male. Mi piacciono le colline, gli spazi aperti. Le città invece proprio non le sopporto. Il posto dove abiti tu? È un villaggio sulle montagne. C'è un sacco di silenzio. Deve essere un posto molto solitario. A volte lo adoro, a volte lo detesto proprio.
me alone. I won't do anything wrong. Hey. Non ha detto nulla di me. Solo che ti fermerai per un mese e che dovrò provvedere a te qualsiasi cosa tu abbia bisogno. Spero non ti dispiace. A patto tu non mi faccia alzare all'alba. Io di solito al mattino dormo. All'alba? No, di certo. L'alba non mi piace. Buono sapersi. Qui Vince, lavorate per vostra nonna? Sì, da molto tempo ormai. Lei ha molte proprietà, case, terreni. Noi badiamo i suoi contatti siano rispettati. Non è il massimo della mia aspirazione, chiaro. Poi in fondo va bene così per ora. Non si può avere tutto. Carlo, conosci per caso Erasmo, il saggio? Erasmo? Erasmo il pazzo, vorrei dire. Sai dove posso trovarlo? Sì, non vorrei mica... Devo sapere una cosa. Guarda, guarda, il nobile Carlo. Cosa ti spinge in questa giungla di ferro? Hai forse bisogno del mio sapere? Pensavo mi ritenessi un pazzo visionario. Qualche volta lo penso anch'io. Sai, all'università avevo un allievo che credeva fossi la reincarnazione di Nostradamus. Ah sì? E che fine ha fatto questo allievo? Il manicomio! Che altro! Erasmo, questo è mio cugino Leon Lobdibus. Voleva farti qualche domanda. Leon! Sì. Capisco. Quante strade deve percorrere un uomo prima di poterlo chiamare con il suo vero nome? La risposta, amico mio, non soffia nel vento, ma riposa sopra una stella. Carlo, andiamo a mangiarci un gelato. Un gelato? Un gelato.
Mi vuoi spiegare che cazzo sta succedendo? Io so che non dovrei fare domande, ma sarebbe più semplice se tu mi spiegassi. Cosa vuoi sapere? E che cosa sei venuto a fare qui? A cercare qualcosa. E cosa? Il mio destino? Ok, tutto a posto. C'era solo una piccola perdita d'olio. Ma merito di incontro la nonna. D'accordo. Buono. Buon viaggio e arrivederci. Ah, ricordati di far controllare le gomme e anche la convergenza. E le pastiglie e i freni, falle controllare. Incontrai in mezzo a Chinatown. Bella giornata, eh? Ehi amico, ti ho osservato per un po' e ho capito che tu sei la persona giusta per me. Ho un grosso affare da proporti. Non aver paura, è un grosso business. Ho un'acqua in bocca, perché se si deve sapere, io sono fottuto, ok? Ok. Bene, ora vedo che stai fremendo per concludere l'affare, perciò ecco qua. Ehi, hey, ma non hai capito? Questa è la sella che montava Gimondi nel 1976, l'anno in cui vinse il suo ultimo giro. È tua per 1 milione. 1 milione ed è tua. Se mio padre lo viene a sapere, quello mi ammazza. Hai capito? Dai, 1 milione, su. Ok, 500.000. Mezzo milione. Mezzo milione ti becchi la sella di Gimondi. 1976, l'anno in cui vinse il suo ultimo giro. Ma sai come la rivendi questa al mercato nero? Ci fai un sacco di soldi. Ok, 200.000 lire, dai. 200.000 lire. Per 200.000 lire ti becchi la sella di Gimondi. Gimondi! Ma insomma, 100.000, 100.000, 100.000 di tua, ok? 100.000 di tua. Fai un assegno, contanti, quello che vuoi, io vado via e nessuno sa niente. Ti ripeto, se mio padre lo sa, è sua la sella. Quello mi fa un culo così, hai capito? Gibi, vai da un'altra parte con quella sella, dai. Vince! Ah, ma tu e lui... Ok Vince, come non detto Vince. Ciao amico. Ti ha dato fastidio? Ma chi è Gimondi?
Ah, lascia perdere. Vieni in centro, dai. Vince, non te la prenderai mica per Carlo, sai com'è? Nella vita una volta si vince, una volta si perde. Se la vi, Vince, se la vi, fa un gioco di parole. Ciao. Oh. Vedi quello? Quello è un mediatore, mai fidarsi. Ciao Vince, come stai? Bellissimo. Ehi, là. Ciao bello. Grazie per la questa. È pronta per mamma con il meeting rock and roll, vado a vedere il Jerry Lewis. No, per viaggio, ringrazio. Prendi me per esempio. Sono 10 anni che lavoro nei dischi. Eppure lo vedi questo negozio? Lo vedi? Non è ancora tutto mio. E lo sai perché? Perché non lo voglio. Ehi Ragino! Ehi Vince! Hai provato la donna stasera? Certo che sì Gino, certo, certo. Ognuno fa quel che si deve fare. Siamo in provincia, andiamo al fiume, dai. Lui pensa che io sia un incapace, che senza di lui non saprei cavarmela. Vince sta per Vincenzo? Sì, sì. Sì, lui ha più esperienza di me, è vero. È anche vero che lui ha sempre svolto i suoi affari in maniera brillante, però l'ho sempre aiutato io. Sono sempre stato io il suo degno braccio destro. Anche se non siamo veri fratelli. Come? Carlo non te l'ha detto?
Beh, sono stato adottato dalla vecchia quando lui aveva 5 anni. Anche se adottato non è la parola giusta. La vecchia dice che mi ha raccolto in un cesto abbandonato, che strillavo da far spaccare i timpani. È stata più che una madre per me. E Carlo più che un fratello. In fondo sono la mia famiglia. Neanche lui ha mai conosciuto i suoi genitori, sai? Sono morti in un naufragio. I corpi non furono mai ritrovati. All'epoca Carlo aveva solo un anno. Eh già, è qua la vita continua. Qua, come dal resto in Transilvania. Un'infinità di volte. Sono proprio il suo. Io! Sono qua. Adesso mi spieghi che cazzo ci facevi là dietro, eh? Stavo semplicemente guardando il fiume. Sì, guardavi il fiume. La prossima volta avvisami quando guardi il fiume, eh? Ok? Sembra che abbiamo visite. Oh cazzo, Killer Joe e la sua banda. Sembra che oggi non sia tuo giorno fortunato. Ehi, hey Joe, se sei ancora incazzato per la storia della fattoria... Incazzato? Tuo fratello mi ha tirato il bidone. E dato che anche tu ci hai messo lo zampino, adesso il minimo che possa fare è spaccarti la faccia. Un momento. Picchiarlo non ti servirà. Ehi, sottospecie di spaventapasseri, è meglio che ti togli di mezzo. Non ti servirà, ti dico. Potrai far finta di star bene per un po', ma in fondo al cuore sai bene che non è così che ci si sente. Andiamo, andiamo! Sei proprio piaciuto, lo sai? Cosa? Lo so che sembra impossibile. Io pensavo che Joe cambiasse i connotati al cugino Leo. Invece quello se n'è andato zitto zitto. Ah, bene. A posto siamo.
Andrea, pesci! Sai, in fondo sono contento che tu sia qua. Questo posto a volte è di una noia mortale. Non succede mai niente. Cosa dovrebbe succedere poi? Fai questo, fai quello e intanto il tempo sfugge. Una volta avevo una ragazza e mi ha mollato per un cuoco. Dicono facesse dei gran risotti. Vince, non è proprio tuo fratello, vero? Te l'ha detto lui, eh? Non so proprio se ne l'abbia capito. E che altro ti ha detto? Che è che tu sei orfano, come me. Come te? Mia madre morì mettendomi al mondo. Mio padre scappò via. Il nonno mi disse che morì poco dopo in una rissa. Fu lui a crescermi in quel villaggio della Transilvania. All'età di 8 anni mi portò in un collegio in Italia. 5 anni dopo mi riportò al villaggio, dove vi rimasi fino al giorno della sua morte. Pochi giorni dopo tua nonna mi spedì un telegramma con un biglietto e l'invito di fermarmi un po' da lei. Il resto lo sai. Erano molto uniti i nostri vecchi, vero? Già. Transilvania, eh? Sarai mica un vampiro? I vampiri non esistono, Carlo. Sveglia, pesci! Una canzone. Una canzone per gli orfani. Carlo! Carlo! Ha chiamato la vecchia. Dice che dovete andare subito dal signor Molnar. Da Molnar? Sì. Chi è Molnar? È un vecchio amico di mia nonna. Ed è anche qui vicino. Andiamo. Vengo anch'io? No, 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 rimani. Ok. Vi stavo aspettando. Sedetevi.
Tua nonna è vecchia, Carlo, e non sa più se i segreti del passato debbano restare tali oppure no. Ma a volte è giusto che sia il destino a decidere. Che intende dire, signor Molnar? Prendete. E seguite il vostro cuore. Che roba è? Sembra una mappa. 1661. E questa sembra essere la facciata di una villa. E io credo di sapere dove si trovi. Andiamo. È qui che dobbiamo andare. E ci dovrebbe essere una strada che parte proprio da qui vicino. Controlla la carta stradale. Cioè, è una piccola strada di montagna che conduce ad un passo. È questa? Andiamo. Che domani compio 30 anni. Cosa? Perché? Non dimostri di più? Non soffia nel vento, ma riposa sotto una stella.
Cosa c'è? Carlo e Leon 1661. Ora è tutto chiaro. Ma cosa significa? Anch'io compio 30 anni domani. 1661, primo giugno 1961. Non siamo solo fratelli, Carlo. Siamo gemelli. Cosa? Sono stati favoriti dal fatto che non ci assomigliamo, ma non è bastato a separarci. No. Ma di chi stai parlando? Quella che credi tua nonna è nostra madre e quello che credevi mio nonno, nostro padre. Erano fratelli e amanti. Ma è la storia della morte tutto dei inventato. Nostri... E non è finita qui, Carlo. E che altro c'è? C'è un'antica leggenda transilvana che narra che al compimento del 30° anno di età, due gemelli nati da un amore incestuoso riporteranno in vita la stirpe dei vampiri. Se stanotte, fratello, scoprirai di appartenere al regno delle ombre, accetterai il tuo destino? Se così deve essere, così sarà. Ma che cazzo succede? Vince, no, mi stava insegnando un'antica danza dei capazzi. Leon. Ah. Tutto a posto. Tutto a posto. Vabbè. Beh, fate meno casino, Sì. Si può dormire. Buonanotte. Come? Buonanotte, Vince.
Ho sempre sognato di diventare qualcuno. Anche un vampiro mi sarebbe andato bene. Una volta a carnevale mi sono perfino vestito da Dracula. Invece, niente. Qui sei e qui rimani. Anch'io pensavo di essere destinato o condannato a succhiare il sangue dal collo della gente. Ma sono contento così. Sono libero. E ho anche trovato un fratello. Adesso? Che fai? Tornerò in Transilvania. Diventerò un ricco mercante. Magari sposerò la figlia del borgomastro. E tu? Io, attore film horror. No. Porno. No. 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 Prendo la macchina e me la vado in giro per il mondo. Vuoi venire con me? Leon Lobdibus dalla Transilvania. Perfetto.